Ciao a tutti, come ogni anno vi voglio far vedere l'albero. Allora, come sapete io già l'ho messo su, però ho bisogno di un vostro consiglio perché secondo me c'è qualcosa che manca e quindi volevo far vedere. Intanto vi faccio la panoramica di tutto l'albero. Eccolo qua. Allora, quest'anno l'ho fatto bianco rispetto al solito verde e ho preso l'albero di mia suocera, perché se no io appunto ce l'ho quello verde, sempre della stessa misura di questo, e però quest'anno, visto che come dicevo volevo fare una cosa super colorata e molto fantasiosa, molto arcobaleno, le ho chiesto se potevo prendere il bianco, perché il bianco fa esternare tutti i vari colori, quindi ci stava piuttosto che il verde. Adesso andiamo a vedere insieme le varie palline. Iniziamo da quelle di Tiger, che chi si ricorda sa quali sono. Allora, c'ho qui il joystick, la macchinetta del cingomme, la macchina dello zucchero filato, che come dicevo mi si era rotta, perché comunque è di vetro, non è di plastica, e mi si è proprio frantumata tutta. Mia suocera fortunatamente me l'ha trovata al Tiger di Fano. Io ero andata alla mattina e non c'erano, è andata al pomeriggio e c'erano, quindi l'ultima rimasta è tu in fondo, e quindi me l'ha presa perché mi dispiaceva. Poi ho qui il giradischi, che io avevo spacciato per macchina fotografica, poteva essere questo qui l'obiettivo, e quindi i pulsantini l'avevo spacciata così e la continuo a spacciare per macchina fotografica. Il lollipop tutto pieno di perline, che questo è anche molto semplice da fare. Poi cos'è che abbiamo? Vediamo un po'. Solo il pallone da calcio non lo trovo più. Dove ho messo il pallone da calcio? L'ho perso. C'ho anche il pallone da calcio. Ah, eccolo. Eccolo lì sotto il pallone da calcio. E mi pare basta. Sì, ok. Dopo ho messo tutta quella serie di palline glitterose, lucide e opache che avevo preso, come avevo fatto vedere nel video haul dell'Ocean, quindi avevo preso quelle color, diciamo, verde petrolio, e con tutte le varie sfumature. Questa è più, diciamo, azzurrina, questa è più verde e questa, come vedete, più chiara, più quelle rosse. Al quale al suo interno c'erano anche i pacchetti regalo, che li trovo carinissimi, sia rosso che color petrolio. Poi c'erano anche queste qui a forma di stellina, troppo carine. Poi insomma tutte le altre cose, poi c'erano anche queste, i fiocchi di neve. E poi insomma sono tutte altre palline che già avevo. Comunque vedete tutto un mix di colori, oro, azzurro, blu, argento, rosa, insomma c'è un po' di tutto. E anche quelle oro dell'anno scorso, questi qui lunghi che c'erano nel pacchetto dell'Ocean, anche queste qua senza glitter. E queste qui che avevo prese l'anno scorso dai cinesi, che c'erano così decorate e così semplici argento. E vediamo, poi ho messo le solite, quelle con le foto che ho fatto tipo 2 anni fa, questa qui con mio moroso, quest'altra sempre con mio moroso, questa con mio moroso, poi c'è anche quelle del cane, questa qui che devo anche un po' girare, questa qui col papillon che è troppo un amore, e insomma queste qui. E poi insomma ho messo un altro po' di palline che avevo, e ho messo 2 fili di luci bianche e ci ho messo il nastro, questo qui ho fatto un filo argento, un oro, un argento e un oro. L'appunto appunto ho utilizzato questa stella argentata, se no l'anno scorso chi si ricorda avevo fatto io con la carta crepla il cappello tipo del cappellaio matto. Lo faccio vedere con questa decorazione così col fiocco oro, che anche questo ci stava bene, solo che ho detto vabbè, volevo cambiare, poi un po' mezzo si è un po' sfatto. Poi sotto ho ricoperto il mio solito tavolino, scusate, sotto c'è da mangiare del cane,
solito tavolino con della carta tipo quella da regalo, ho preso questa argentata con tutti i vari disegnini e sotto ci ho messo i pupotti in mezzo del nastro blu e a un seguito di luci. Allora questo qui ce l'avevo anche l'anno scorso, idem questo qui che l'ho messo sopra ad una slitta. Questo qui invece l'ho preso nuovo insieme a questo qua. Questo qui è quello che avevo preso all'Ocean con il LED, che però non mi funziona, mentre questo qua funziona un po'. Adesso non si vede, però sì, c'è la luce dentro. Eccolo qua. Molto molto carini, adoro questi. E così, però come vi dicevo, secondo me manca qualcosa. Non so, ditemi anche voi il vostro parere. Lo vedo molto bianco. So che è un'eresia dirlo visto tutto sto ammasso di colori, però non lo so, e manca qualcosa. Non so, ditemi voi anche il vostro consiglio, forse anche il fatto che magari sotto è tutto da riempire con i regali, qui tirerò via tutto e farò il solito presepe con tutta la scalinata, quindi magari è forse tutto l'insieme che dovrei vederlo, però non lo so, c'è una decorazione, un qualcosa che manca. Un'altra cosa che ci devo aggiungere, che sto finendo, che vedrete anche il video, è quella pallina a unicorno del kit di Tiger, quindi rimanete sintonizzati che se non oggi, cioè stasera, domani comunque vedrete quel video, quindi dovrò aggiungere solo due palline, quindi nulla di che. Però boh, mi manca qualcosa. Ah, una cosa che non vi ho detto, che ho aggiunto, che vi devo però far vedere, sono queste decorazioni, come si dice, di legno, che avevo preso da Tiger, che ho iniziato a decorare, ho fatto il video, ancora ve lo devo pubblicare, che sono anche queste. Poi cos'è che avevo fatto? Non sono molte, perché comunque ecco la stella, c'è il fiocco di neve, ne avevo messe alcune sparse qua e là, adesso è un po' anche quest'altra più azzurra, molto carine, e un antistress per decorarle, almeno per me è così. Quest'altro è super glitteroso. E che di questo vi, cioè, c'ho il video quasi pronto e ve lo devo far vedere, però comunque vi dico, secondo me manca qualcosa e vi chiedo il vostro aiuto. So, ditemi il vostro parere, ditemi anche voi come decorerete quest'anno l'albero di Natale, che idee avete, e questo è tutto, ci vediamo presto, ciao ciao.